Oggi affrontiamo un tema importantissimo, fake news, un problema che è veramente incorrente e ricorrente perché moltissimi anche grandi organi di informazione a volte cascano nel tranello della fake news. Assolutamente, è un problema che riguarda tutti gli organi di informazione. D'altra parte lo stesso termine fake news è diventato di moda perché lo utilizzava Trump, no? Durante la campagna elettorale, attaccando proprio i grandi giornali newyorkesi e di Washington. Quindi non è un problema che riguarda solo le piccole testate online, è un problema comunque che adesso è più amplificato grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, ma risale alla notte dei tempi. Anche la donazione di Costantino, insomma, era una fake news e poi fu smontata da Lorenzo Valla nel XV secolo. Noi dobbiamo adesso capire come questo fenomeno, che evidentemente è diventato così pervasivo e che viene considerato un tema, diciamo, da attenzionare particolarmente, possa essere limitato, ma soprattutto come da una parte gli operatori dell'informazione, e questo ci aiuta la deontologia, possano evitare di incorrere in queste problematiche, e dall'altra come i fruitori dell'informazione, senz'altro verificando la fonte delle notizie. Naturalmente ci vuole anche, una propria etica, diciamo, del lavoro contestualmente. Dall'altra parte è chiaro che è la cultura che favorisce il pubblico e gli permette di saper valutare che cosa è falso e cosa no. Sì. Si può governare questo fenomeno? Secondo me sì. Una parte importante della formazione, dell'aggiornamento professionale dell'ordine della campagna si è proprio mirato su questo tema. Naturalmente, diciamo, noi rimaniamo su tutti i temi deontologici e le fake news bufale è un tema ormai trasversale. Se vado a un convegno dei medici, no? Vedo che spesso qual è il tema? I medici si rivolgono ai pazienti e dicono non vi fidate del web, non vi fidate delle bufale, chiamate il medico. Diciamo è una occasione importante perché un incontro di questo tipo che è rivolto contemporaneamente agli studenti di laurea triennale e magistrale in storia e in filosofia e ai giornalisti in formazione è una manifestazione molto evidente di una sinergia attivata, che ha ormai anche un percorso fatto, che per l'università significa orientamento, come diciamo noi, in uscita, per i giornalisti in formazione significa venire a contatto con le realtà universitarie. Sì, diciamo che di false notizie è piena la storia e anche di un uso politico di queste false notizie. E si può in qualche modo anche risalire alla Grecia antica e però ai giorni nostri molte cose sono cambiate, soprattutto anche l'efficacia delle false notizie è stata straordinariamente rilanciata. Questa è la ragione per cui poi oggi ci occupiamo specificamente di questo tema. Il problema di combattere le fake news, le notizie spazzatura che circolano sulla rete, è fondamentale. E qui nasce proprio il ruolo del giornalista, che il giornalista deve verificare le fonti, deve rendersi conto di quello che va in rete e soprattutto deve comprendere con la sua capacità professionale la notizia e verificare in tutti i modi l'attendibilità della stessa. Purtroppo invece la immediatezza della rete, mettere in un circuito immediatamente delle notizie creano dei grandi problemi, soprattutto quando queste notizie non hanno nessun fondamento.